Ora, le reti neurali, che sono il campo rivoluzionario per arrivare all'oracolo, mentre qui se eravamo ancora nel dominio dell'architetto, le reti neurali, che sono il nuovo paradigma, hanno una storia molto lunga, vedremo che comincia negli anni 40 addirittura, prima dell'intelligenza artificiale classica. Sono un argomento complicatissimo e non sperate di uscire da qui avendo capito come funzionano le reti neurali, ma anche se leggete tutto il libro vi fate, spero, un'idea un po' più precisa, ma ci sono molte cose che sono altamente tecniche ed è bene essere consapevoli, e sono un nuovo paradigma. Io provo rapidissimamente a spiegare due concetti di base delle reti neurali: il concetto di neurone probabilistico, di funzioni di attivazione probabilistiche, e il concetto di embedding. Adesso li vediamo tutti e due, aiutano a capire perché cambia il paradigma. Allora, all'inizio, anni 40, prima ancora dell'intelligenza artificiale, la rete neurale nasce come modello dei neuroni. Ci sono un neurofisiologo neurologico, Warren McCulloch e Walter Pitts, che si mettono insieme. Si era già visto più o meno come era fatto un neurone, si sapeva già a fine 800 abbiamo microscopi abbastanza potenti da far vedere qualcosa della struttura dei neuroni, da capire che il nostro cervello è fatto di queste cellule un po' particolari che sono i neuroni. E McCulloch e Pitts propongono un modello semplificato del neurone. Dicono, in fondo, il neurone è fatto così: c'è un nucleo che riceve segnali dagli altri neuroni, quindi ha molti input, molti segnali d'ingresso, li elabora in qualche modo e produce un output, perché c'è un canale di uscita, molti canali d'ingresso, ma un canale di uscita, l'assone, produce un output che viene distribuito a sua volta da altri neuroni. E loro pensano, potremmo paragonare il neurone a un piccolo operatore, a una macchinetta logica, a un operatore logico. Immaginiamo che i segnali di ingresso siano binari, 0 e 1, che il segnale di uscita sia a sua volta binario. Allora, per esempio, un neurone AND è un neurone che restituisce 1 se e solo se tutti i segnali di ingresso sono 1. Un neurone OR restituirà 1 se almeno uno dei segnali di ingresso ha valore. Capite che una rete di neuroni di questo tipo è una macchina logica, sono porte logiche, è capace di fare alcune cose, di replicare alcuni tipi di ragionamento logico, ma sono delle macchine logiche molto elementari. Però questa è la prima idea, prima ancora dell'intelligenza artificiale. Voleva essere un modello semplificato di come funzioniamo noi. E da questo modello semplificato nascono, per successive complicazioni, le reti neurali di oggi. Rosenblatt nel 1958 propone un primo salto di complessità. Dice, non è detto però che gli input siano soltanto binari, solo 0 e 1. Immaginiamo un neurone in cui gli input sono invece dei valori continui. Nel campo, nel range tra 0 e 1, io potrei avere un input 0,15, 0,76, 0,912. Poi, aggiunge Rosenblatt, una volta che un neurone riceve un input, non è detto che dia a questo input la stessa importanza che gli dà un altro neurone. Cioè, l'input è il valore che arriva al neurone dall'esterno, dagli altri neuroni, ma il singolo neurone può dare un peso diverso, a seconda della sua funzione, agli input che riceve. Quindi due neuroni possono ricevere lo stesso input, ma dargli un peso, un'importanza diversa. E allora aggiunge un altro valore, quello che vi vedete alla W, il peso del segnale ricevuto. Per ogni input, questo input, il neurone gli assegna un peso. Anche il peso è compreso nel range tra 0 e 1. E all'inizio l'idea è, se
la sommatoria pesata di tutti gli input supera un certo valore di soglia, per esempio 0,50, il neurone si attiva e manda il suo segnale. Se non lo supera, non si attiva. Allora, queste sono macchinette più complicate di quella di prima, ma se il valore di soglia è deterministico, sono ancora macchine deterministiche. Se il valore pesato è 0,49 non si attiva mai, se 0,51 si attiva sempre. La prima novità, il primo dei due fattori che provo, diciamo, a è il passaggio da questo valore di soglia netto all'idea di una funzione probabilistica. Cioè, anziché pensare a un valore di soglia netto, pensiamo che l'aumento del valore pesato degli input aumenta la probabilità che il neurone si attivi. Per cui 0,40 magari nel 40% dei casi si attiva e nel 60% no. 0,60 magari. E noi possiamo avere delle funzioni di attivazione diverse. Possiamo avere una funzione lineare semplice. 0,10 si attiva il 10% delle volte, 0,20 il 20%, 0,50 50 e 50, 0,80 l'80% delle volte, oppure potrei avere una funzione con uno scalino più rigido, 0,10, 0,20, 0,30 non si attiva quasi mai, ma poi sale molto rapidamente tra 0,40 e 0,60 per esempio. Quello che è importante è che in questo modo il neurone diventa una macchina probabilistica. Non possiamo più essere sicuri di come si comporterà con un certo input un certo neurone. E se non siamo sicuri nel caso del singolo neurone, figuriamoci nel caso di una rete di migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di neuroni. La rete neurale diventa un oggetto statistico probabilistico in parte futuro. Non sappiamo bene come funziona. Questo è il primo salto di paradigma. Ce n'è un altro. Io adesso salto poi tutta una serie di discussioni su altri aspetti che sarebbero pure interessanti. Ce n'è un altro che vediamo adesso. Con le reti neurali costruite con neuroni come quelli che abbiamo visto, Rosenblatt li chiama percettroni, per lui li costruisce anche effettivamente su oggettini elettronici. Oggi sono tutti i modelli vengono. Oggi l'intelligenza artificiale del sistema ha interpretato una qualche richiesta di orario. Oggi i sistemi di intelligenza artificiale sono quasi sempre basati su reti neurali. All'inizio queste reti neurali sono tutte modelli astratti, oggetti matematici. All'inizio si vede che queste reti neurali che funzionano con i neuroni che abbiamo visto prima, questi neuroni capaci di usare valori anche continui e probabilistici, si possono addestrare a discriminare casi diversi. Per esempio, gli posso dare tante immagini di cani, etichettate, questo è un cane, tante immagini di gatti, etichettate, questo è un gatto, e poi posso chiedere al sistema, gli do una nuova immagine, senza etichetta, e gli chiedo, dimmi tu se l'immagine di un cane o di un gatto. Cioè il sistema impara a discriminare. Si vede che siamo capaci di costruire molto bene delle reti neurali discriminative. Cioè la rete può imparare a discriminare. Allora viene un'altra idea. Ma possiamo abituarla anche a generare dei contenuti? Anziché chiedergli davanti un'immagine che gli diamo noi, se è l'immagine di un cane o di un gatto, chiedergli, producimi tu l'immagine di un cane o l'immagine di un gatto, si vede che si possono addestrare anche intelligenze artificiali generative che producono contenuti. Per dare un'idea e toccare il secondo dei temi che dicevo, vediamo molto rapidamente alcuni aspetti essenziali di sistemi che producono testo, come ChatGPT nella sua versione, diciamo, più diffusa. Come ci si lavora? Si addestrano su una grande quantità di testi. Gli do un corpus testuale grande che viene preparato e tokenizzato, cioè diviso in token. In linea di massima ogni parola corrisponde a un token.
cane, gatto, sono dei token. Alcune parole di dinosauro corrispondono a due token, dinosauro. Per ogni token il sistema costruisce una matrice di numeri. Questo è il cosiddetto embedding. Come lo fa? Per farcene un'idea, questi sono dei token, in alcuni casi due token, Panda Bear sono due token, l'orsetto panda, che riguardano animali, nomi di animali. Noi qui li confrontiamo in base a due dimensioni possibili. La grandezza fisica dell'animale sull'asse verticale, animali piccoli e animali grandi, e poi la cuteness, quanto è carino l'animale. Allora, la zanzara o la tarantola sono molto piccoli e molto brutti, sono animali piccoli e orribili, hanno un punteggio basso sia di grandezza sia di cuteness. Io posso trasformare i numeri, naturalmente, posso dire che hanno, non so, la zanzara ha una grandezza fisica di 2, 3 in una scala su 100 e una cuteness di 1, 2 in una scala su 100, animali più piccoli e orribili. Il coccodrillo è più grande, ha una grandezza e qui più o meno sarà 38, 39, di più forse, 40 di grandezza, ma è comunque poco cute, poco carino. Quindi è più grande, ma il suo valore di cuteness sarà comunque più o meno intorno a 6-7. L'elefante è molto più grande del coccodrillo e quindi ha qui una dimensione più o meno 88, 87, 88, ma ha molto, è molto più cute, ci piace di più. L'elefante ha una cuteness qui su 64, ha un alto punteggio di cuteness. I gattini e i cuccioli hanno un'enorme cuteness, come sappiamo, pur essendo non troppo grandi. Matematizziamo, trasformiamo in numeri due dimensioni semantiche dei token. Il sistema costruisce una matrice di migliaia di numeri che corrispondono a dimensioni sintattiche e semantiche diverse. E ci sarà la cuteness, ci sarà la grandezza fisica probabilmente, ce ne saranno altre, quanto è capace di vedere la notte, è un animale che si può cavalcare o no. E come si costruisce questi valori numerici in sistema? Se li costruisce provando ad analizzare il corpus che gli ho dato, vedere le occorrenze delle parole. Questo corpus è immenso, considerate ChatGPT-3 è addestrato in un corpus in cui tutta Wikipedia è circa il 3% del corpus. Quindi la parola elefante compare un sacco di volte, non solo nella voce elefante. Lui analizza i contesti. Per esempio, da qualche parte nel suo corpus troverà che nel giro del mondo in 80 giorni di Verne, a un certo punto i protagonisti cavalcano un elefante. E il sistema si scinde in due. Da una parte c'è la parte che conosce il testo, quel pezzetto di testo, e dall'altra c'è una parte che non lo conosce e deve riempire il vuoto. Allora, Phileas Fogg, a un certo punto nel giro del mondo di 80 giorni, cavalca una parola bianca. Una parte del sistema la nasconde all'altra, e l'altra prova a indovinare. Cavalcando un cavallo, la risposta più probabile, no. Cavalcando un dromedario, no. A un certo punto prova elefante e riesce. Allora, l'elefante ha un suo grado di cavalcabilità e quella magari è una delle dimensioni che il sistema si costruisce. Ci avrà un grado di cavalcabilità di 0,35, 0,40. È possibile comunque cavalcare un elefante. E il sistema assegna un valore numerico in base alla fatica che fa a individuare la parola giusta in quel contesto, cioè crea relazioni tra i token e si costruisce per ogni token una matrice di un migliaio di numeri, anche di più nei sistemi di oggi. Quei mille numeri sono il token per il sistema. Il sistema costruisce un grande modello linguistico in cui ogni token del suo corpus di addestramento è una nuova di numeri. E sulla base di questo sistema linguistico costruisce relazioni di probabilità tra i token, per cui quando io faccio una domanda al sistema, cosa potrei fare di bello stasera,
e lo chiedo a ChatGPT, ChatGPT prende la mia, il mio prompt, la mia domanda, divide anche quello in token, cosa potrei fare bello stasera, divide in token, analizza, applica questa analisi, un'idea che è stata teorizzata in un articolo del 2017 che è stato rivoluzionato per Attention Soli Uniti, un articolo molto tecnico, ma che sostanzialmente insegna a questi sistemi a dedicare un'attenzione diversa a token diversi in un certo contesto. In cosa potrei fare di bello stasera sarà molto importante fare bello sera, per esempio. A quei token assegna più peso, più attenzione. E comincia a produrre il primo token della risposta, che non è necessariamente il più probabile, ma è uno dei più probabili sulla base del modello che si è fatto. Allora, cosa potrei fare di bello stasera? Stasera prende la prima parola che ha prodotto, la sposta sul lato del contesto, cosa potrei fare di bello stasera? Stasera, e prevede la parola successiva, potresti, la mette nel contesto. Cosa posso fare di bello stasera? Stasera potresti andare al cinema. Mi costruisce una risposta un token alla volta. La cosa impressionante è che funziona. Cioè, lavorando così, con delle regole molto complicate di attenzione che sono incorporate in questa architettura che si chiama Transformer, il sistema riesce a produrre predittivamente e probabilisticamente linguaggio che funziona perfettamente bene. Questo è l'aspetto sorprendente. Noi avevamo sulla prima intelligenza artificiale architettonico-logico-linguistica grandi aspettative deluse, qui non c'erano grandi aspettative e abbiamo costruito dei sistemi che sorprendono chi li ha costruiti per la capacità di produrre linguaggio in maniera sintatticamente e semanticamente efficace. Noi non capiamo bene cosa faccia il sistema al suo interno, però il risultato funziona e facciamo degli esperimenti per cambiare un po' funzioni di attivazione, architettura di trasformer e cerchiamo di vedere cosa funziona meglio. Non abbiamo una teoria che ci dice perché quell'architettura di trasformer funziona meglio di un'altra, andiamo per tentativi ed errori e ci accorgiamo che alcune funzionano molto bene e i grandi modelli linguistici con cui lavoriamo oggi funzionano in questo modo, producono linguaggio, producono immagini, che non sono più parole ma token visivi, producono suoni, musica, possono produrre risultati multimodali, io proietto sulla stessa sfera semantica testi, immagini, parole, suoni e posso avere un sistema multimodale a cui io per esempio do impasto la parola pappagallo e il suono dell'onda del mare e lui mi produce un'immagine di un pappagallo sul mare. Cioè lavora mescolando codici comunicativi diversi e funzionano, sono sistemi che funzionano straordinariamente bene. Questo è l'aspetto per certi versi sorprendente, per certi versi anche inquietante dei sistemi di intelligenza artificiale generativa.